detto fra noi, detto fra noi, detto fra noi, detto fra noi, detto fra noi. Fra noi. Bentrovati, oggi un'altra tappa del nostro percorso farà i personaggi, le personalità della nostra regione. Abbiamo avuto modo nelle puntate scorse di parlare, di incontrare un gruppo fra i più importanti, fra i più seri della nostra regione che fa cultura popolare, canto popolare. La Macina è stato qui con noi, lo ricorderete, chi ci ha visto, Gastone Pietrucci, e ovviamente il gruppo La Macina, che ci hanno fatto sentire e capire alcuni pezzi che si riferiscono alla storia e alla cultura della nostra regione. Oggi andiamo un pochettino più a fondo. Quante volte si parla a proposito o a sproposito, se volete, di teatro dialettale? Perché qualche volta il teatro dialettale lo si considera un teatro di serie B, oppure che non ha una vera e propria connotazione, se non radicata nel territorio, che potrebbe essere, fra l'altro, una cosa estremamente importante, interessante, soprattutto in una regione come la nostra, che, come ben sapete, è coniugata al plurale, le Marche, che ha diverse anime, tutte quante estremamente interessanti. Beh, per parlarne, io ho invitato niente po' di meno che, come avrebbe detto un caro collega, e il coordinatore dello staff del presidente della provincia di Macerata. Scusate, abbiamo fatto un discorso molto serio perché non c'era bisogno che ci fosse il coordinatore dello staff del presidente, perché questa è la sua qualifica oggi, ma Fabio Macedoni. Fabio Macedoni, che è un amico di lunga pezza, da lunga pezza ci conosciamo da tanto tempo, ricopre questo questa sua diciamo caratteristica che è quella di scrivere, non è mascherata dal fatto che fa il coordinatore. Lui fa il coordinatore, però scrive e ha tante altre virtù e tanti altri vizi, altri vizi e virtù, poi ne parleremo. Per cui abbiamo detto che tu sei coordinatore dello staff del presidente della provincia di Macerata, e adesso invece andiamo a parlare di quelle cose che mi hanno costretto ad invitarti a venire qui. Intanto grazie, insomma. Prego, ma chi te l'ha fatto fare fa il coordinatore dello staff del presidente? Ma tu sei anche un homo politicus? Un animale? Un animal politicus? No, non credo. Non credo. Ho avuto, sì, nella mia ormai lunga esistenza, abbastanza lunga, ho avuto anche modo di fare un'esperienza del genere a Treia dal 95 al 99, ma è stata un'esperienza molto breve e poi è finita appunto con quel mandato, e credo sia stato sufficiente così. Comunque eri vice sindaco. Ero vice sindaco a quel tempo, sì. Oggi 99 sono passati 14 anni, no? E lo spirito politico che animava voi e anche noi, diciamo, in quegli anni lì, oggi lo vedi lo stesso nel mare magnum del caos che si è creato nella nostra penisola? Non è facile rispondere, non è facile rispondere, perché è un problema così poliedrico, complesso, sono cambiati i tempi, lo dicono tutti, ma è vero. Io ricordo solo una cosa, di questo posso parlare, quando decisi insieme ad altre persone, insomma, di impegnarmi in questo settore, lo feci perché avevo qualche idea in testa per la nostra città che reputavo fosse buona da realizzare. Quindi tu sei di Treia Treia? Sì, e avevamo la fortuna di realizzarla. Come si dice? Treiano, no? Treiano no, ma treiese sì. Sì, lo scherzavo, ovviamente. Forse meglio troiano, perché è più ci manda subito alla mitologia, ma al di là, dico, avevamo anche la fortuna di poterle realizzare alcune cose che avevamo in mente. E nello spirito di servizio, anche se fa sorridere questa frase, ma non può far sorridere, questa è importante, perché la politica è proprio quello spirito di servizio, ed è anche una situazione in cui uno si infila per fare qualcosa per la comunità, poi liberi tutti di crederlo o no, ma anche oggi non sono tutti
così come vengono definiti i politici, decisamente no. No, sicuramente tutti quanti no. Decisamente no. Anzi, poi è bruttissimo fare quella distinzione in buoni e cattivi, no? Che ci rimanda un po' alle elementari mie, dei nostri tempi, quantomeno massificare, dei miei. È bruttissimo massificare e non fare distinzioni. Oggi c'è, vedo, poca propensione a distinguere. Sì, ma com'è che voi avete, visto che ci siamo, finiamo un po' questo discorso politico che ti interessava. Voi avete realizzato subito i programmi e le idee che avevate in testa. Oggi com'è che è tanto difficile? In buona sostanza. Oggi com'è che è tanto? Probabilmente perché vi sono situazioni di natura economica differenti. Questo è un dato oggettivo. Ma c'è anche una disaffezione probabilmente tra l'elettore e l'eletto, non dico nulla di nuovo, però si riscontra. E c'è anche un altro aspetto, credo. Non c'è più la disponibilità di confrontarsi, di fare dialettica. Parlavamo di dialetto, ma hanno origini simili nella lingua greca. È fondamentale perché chi rappresenta qualcuno si deve confrontare, altrimenti non rappresenta se non se stesso. Ecco perché in sintesi, io poi non sono analista, figurarsi di queste cose poi, ma credo sia questo uno dei problemi maggiori, insomma, la incapacità di rimettersi in discussione e di discutere con le persone, pur in un contesto molto più difficile. Oggi mi sembra la politica un grosso chiacchiericcio. Io ricordo, e poi finiamo qui il discorso sulla politica per vedere che cosa ne pensi, quando ero giovane io e anche quando ero ragazzo, che per esempio i dibattiti televisivi si facevano con il politico, 4-5 giornalisti, c'era Romolo Mangione della giustizia e rispondeva direttamente. Oggi se non ci sono 5-6 persone che starnazzano in uno studio, qualunque sia la loro posizione, beh, sì, che si sovrappongono, allora tu mi devi dire io che idea me ne faccio, tua, lui, cioè alla fine che cosa mi viene fuori? Ma insomma, non per essere così nostalgici, no, o per fare amarcorde, perché tanto oggi dobbiamo ragionare con quello che c'è oggi, però Ugo Zatterin riusciva a far tacere anche Almirante, che in quei tempi tra i politici era quello decisamente più bravo nella loquacità. Per cui era anche una questione di rispetto probabilmente, di stare nei ruoli. Cosa che oggi non esiste. Non lo so, oggi mi sembra un po' differente, ma il chiacchiericcio, dicevi, chiacchiericcio è inutile, ma parlare e confrontarsi è utilissimo. Io questa esperienza qua, seppur non lunga, l'ho fatta quando avevo qualche anno in meno. Non è facile confrontarsi con le teste delle persone, perché in tante occasioni è anche facile che tu debba rivedere un po' la tua idea, limarla, cambiarla un po'. Magari ti convincono, magari convinci tu gli altri, ma è questa la forza del confronto, la dialettica che poi porta a una risoluzione condivisa dei problemi, piccoli o grandi, ma la tematica, il percorso, intendo, la ratio è la stessa. Sì, solo che oggi quelli che prevalgono comunque sono i personalismi, al di là del... È possibile. C'è il culto della personalità piuttosto che della polis intesa come comunità? Beh, oggi c'è molta necessità di apparire, insomma, ecco. Mi pare che abbia preso un po' il posto poi degli argomenti. Tu hai studiato lingue e hai studiato e hai insegnato per tanti anni lingue, anche adesso sei... Sì, diciamo, ma il mio status è di professore. In questo insomma, momento ecco, sei in aspettativa. Il tuo status di professore ti ha portato, dopo esserti laureato in lingue e letterature straniere, a insegnare francese al liceo scientifico Galilei di Macerata. Ecco, fra le tante criticità, chiamiamole così, che incontriamo, io vado molto spesso all'estero perché mi piace, per diporto, e quello che vedo è che anche i bambini, qualunque nazione io vada, comunque sanno almeno un paio di lingue. Che significa questo? Che lo coltivano un bilinguismo già da ragazzini, sapendo che i genitori, probabilmente, o lo Stato sa che la globalizzazione li porterà a confrontarsi con altri paesi. A noi resta difficile qualche volta sapere anche il dialetto, come mai? Beh, allora, io scherzando, ma non troppo, con i miei studenti dico sempre che la loro prima lingua straniera è l'italiano. Poi vengono le altre lingue, nel caso del liceo c'è anche il latino, quindi in effetti loro studiano tutte lingue straniere, non c'è nessuna madrelingua, almeno per quello che riescono a dimostrare esprimendosi, perché anche
l'espressione orale è critica in italiano, intendo, un po' perché è stata contaminata da una serie di situazioni cosiddette legate all'high tech, quindi questo ha portato a una modificazione del linguaggio. Ma al di là di questo vi sono diversi registri linguistici, per cui uno dovrebbe essere in grado di usarli, di saperne usare un numero, diciamo, sufficiente. Che all'estero studino di più le lingue che non da noi è un dato oggettivo, l'ho anche così riscontrato di persona per le volte che sono stato in giro da solo o con gli studenti. È una forma mentis anche quella. Diciamo che da noi per lungo tempo c'è stato un grosso dibattito se il francese doveva essere tolto dalla scuola media, per esempio, per insegnare l'inglese o viceversa. Viceversa no, soltanto era la lotta contro il francese, una cosiddetta lingua inutile, ma è inutile se uno non la conosce, se no non è inutile. Ebbene, abbiamo questo tipo di forma mentis, insomma, è una questione che deriva dal nostro Stato, cioè da chi dirige il nostro Stato, in questo caso il Ministero. Le lingue hanno un interesse, ma non soltanto perché poi uno parlerà più lingue, ma anche per le civiltà che esse rappresentano e per il confronto che le lingue ti inducono a fare rispetto alla tua civiltà e alla tua stessa lingua. È un altro aspetto di natura culturale, se si può parlare di aspetto culturale nelle scuole. Qui non mi addentro perché non ne ho le capacità, qualche criticità insomma si palesa. Evidentemente, però tu non è che hai fatto soltanto scuola, per cui Languedoc, Langueduil sono reminiscenze che anche per chi come me ha fatto francese di base, perché ai miei tempi si faceva francese e la classe sì. Con l'inglese erano molto molto sì, molto era sì. Molto inferiore era un po' un accordo mi pare con dello Stato italiano con dello con, Stato italiano con Francia, ecco tu hai fatto tantissime cose no perché sei una persona curiosa che ami guardarti intorno e poter affrontare stiamo per arrivare al dialetto ovviamente però io vorrei che la gente ti ricordasse ti riguardasse bene, guardatelo bene in faccia, questo signore è stato uno di quelli che ha alzato una Coppa dei Campioni con la Lube in Polonia. Eh sì. Ecco, che vuol dire questo? Guardatelo bene, se andate a riguardare le foto della Lube, in mezzo c'era Fabio Macedoni, perché Fabio dal 1969, in erba cioè, del mondo della pallavolo ha scalato nel senso ha passato allora diciamo ho avuto questa fortuna via. Hai fortuna di vivere tutto quello che sono stati dai minimi campionati fino dall'oratorio in provincia di Macerata c'erano 5 o 6 società sportive affiliate alla allora, FIFA non c'era manco un comitato raccontaci insomma. Un po' questa tua avventura ma facile raccontaci anche di che scrivevi resoconti che li facevi per radio sì, per televisione dai raccontaci un pochettino allora cos'hai passato la pallavolo è iniziato un po' perché a Treia all'oratorio c'era un campetto di terra, tant'è che quando tirava vento era impossibile giocare sia per la traiettoria della palla sia per la polvere negli occhi, non si sapeva qual era la cosa peggiore da prevedere. E si chiamava Don Bosco questa società, nacque nell'oratorio come in tante altre città, in altre, non tantissime, della provincia di Macerata ma anche delle Marche presumo. Poi ci fu uno sviluppo, insomma si andò avanti con l'oratorio, si andò avanti con un signore Enrico Compagnoni che a Treia, lui era di Passotreia, insomma mise a disposizione qualche risorsa e poi si andò avanti con Infissi Plastics che anche lui a suo tempo, e lì già parliamo di C2, e poi arrivò la Lube nel 90, 6 settembre 90 Volley Lube nasce dentro l'ufficio dell'amministratore delegato di allora, oggi unico, e socio anche Giulianelli. 6 settembre 90 nasce questa idea di voler dare così vita a un percorso nella pallavolo, un e percorso qual era serio. Il tuo ruolo quella volta? Ma quella volta il mio ruolo era un po' di segretario generale, insomma quello che già ricoprivo nelle altre c'era il factotum il factotum tra l'altro è sempre una parola un po' come si dice pericolosa perché in questa occasione facciamo proprio un percorso mettendo insieme le migliori cose, le migliori persone, non solo cose che potevamo avere in provincia. Poi la storia nasce nel 90 e vabbè, poi fino al 95 quando si disputò il primo campionato di A1
da lì in avanti poi le connubio cose con la si Banca sanno. Marche e Compagnia Bella. Addirittura il connubio inizia con Carima, poi diviene Carima Banca prima. Marche, e quindi tutto il percorso. Poi io sono uscito dalla società nel 2005, però insomma ecco, questa Coppa dei Campioni, finora l'unica, è stata quella di Opole in Polonia, vinta appunto in quell'anno, l'allenatore era Masciarelli, e ricordo che, no, non ricordo, lo ricordiamo tutti, insomma, nonostante altre Final Four, insomma, questa è l'unica coppa che sta in bacheca. Allora, se si parte dall'oratorio dove non c'erano neppure le magliette, dove c'era un pallone solo, e si arriva a poter festeggiare insieme al gruppo. Io dico, ho avuto la fortuna di far parte di questo movimento. No, Una ma Coppa dei 36, Campioni, 36 anni di attività, esatto, di eh? Coppa Campioni significa insomma che uno ha fatto un bel percorso e che quanto vale, ma questo è difficile dirlo. Per me vale molto perché ho incontrato tantissima gente e l'incontro con tante persone ti rende in qualche modo più completo o comunque sia ti dà qualcosa e dai qualcosa anche tu. Benissimo, abbiamo parlato quindi anche della parte sportiva che è dentro, che anima Fabio Macedoni. Prima abbiamo parlato di quella che è la sua attività primaria, cioè l'insegnante, e abbiamo parlato di lui come coordinatore della staff d'area del presidente della provincia di Macerata. E adesso arriviamo al motivo per cui ti abbiamo invitato qui. Prima Insomma, abbiamo fatto un lungo prologo, insomma. abbiamo fatto un prologo per farti conoscere, ma tu hai fatto prima una differenza fra dialettica e dialetto, cioè una differenza, c'è cioè una radice comune probabilmente fra l'uno e l'altro. Allora, i dialetti, la nostra regione ne ha tanti, a distanza di 10 km, già Sì, fra forse Treia meno. e Macerata, anche meno Già da forse, Treia e Passo Treia, diciamo, già da via. Treia e Passo Ma è Treia, vero. ma tutto questo secondo te è un bene a livello culturale per le nostre tradizioni, per le nostre Allora, io radici? non sono in grado di fare un discorso scientifico. Tutto quello che ho scritto e che continuo a scrivere perché è una passione si fonda soltanto su una memoria storica mia. Non c'è altro. C'è una dottoressa di Macerata, Tania Paciaroni, che sta facendo una ricerca, è una borsa di studio, credo, con l'Università di Zurigo. E sta per ultimare una pubblicazione che sono i dialetti del maceratese, una pubblicazione scientifica che le ha, diciamo così, che le è costato molto tempo, molte collaborazioni, tra cui insomma anche io ho avuto il piacere di dire la mia quando mi è stato chiesto. È un bene? Secondo me sì, perché noi dobbiamo conoscere la storia, allora non solo quella dei Micenei, degli Assiro-Babilonesi e tutte le altre che seguono, noi dobbiamo conoscere anche la nostra storia, se vogliamo dire una storia territoriale che non è minore, perché è invece la più importante perché è quella da dove siamo nati. Se non si conosce la storia, e in questo caso il testo dialettale in qualche modo fa luce su questo e mette in evidenza questo, ma non vogliamo, come dire, preservare. Cioè, qui è una questione proprio di conoscenza, che l'ha chi l'ha vissuta in qualche modo in maniera diretta. Per cui questo è un aspetto che nel momento in cui la globalizzazione è così un discorso in fase avanzatissima. Allora serve anche per conoscere le proprie radici e conoscere le proprie radici per orientarsi successivamente per il proprio futuro, per qualsiasi generazione, questo vale, è molto importante. Questo è un po' il ruolo e comunque anche una civiltà. Il dialetto con le sue talora battute buffe, espressioni buffe, talora Molte, fra l'altro, leggermente ormai in sì, in disuso. disuso decisamente, ma non è solo un modo per ridere, perché non è vero che uno strumento linguistico serva solo per scrivere delle cose buffe, può essere anche usato per scrivere delle cose serie, Ecco, sentimentali, nostalgiche, tristi, ed era la domanda che ti dipende stavo appunto dall'uso che se ne fa. preparando, che ti avevo preparato. E avevo scritto, intanto, mentre tu parlavi, limiti della commedia e non del dramma nel discorso del dialetto. Si è portati, cioè, questa era una memoria per me, molto più spesso ad entrare
nell'ironia, se vuoi, nelle facili battute, piuttosto che, se in dialetto intendo, generalmente è così, piuttosto che rappresentare drammi della vita in dialetto. È vero o non è vero, Fabio? Diciamo che c'è una produzione drammatica bassissima, direi quasi inesistente. E perché questo? Questo perché probabilmente la lingua dialettale è stata associata un po' al volgo, è stata associata un po' al rozzo, è stata associata un po' al non erudito. Ma esistono composizioni dialettali di poeti, così si possono chiamare, viventi o non più viventi, che hanno dato come dire, prova di saper utilizzare questo strumento in maniera eccellente, ma non per far ridere. La scelta della commedia brillante, nel mio caso, io parlavo adesso di commedia, che si destina insomma alla risata, è una scelta, anche perché giustamente è una forma di spettacolo, peraltro una forma di spettacolo sempre abbastanza apprezzata, se fatta anche con una dignità, diciamo, un minimo sindacale, ecco, perché il dialetto certe volte si confonde un po' con l'improvvisazione, ma non l'improvvisazione di voi cabarettisti, no, l'improvvisazione, diciamo così, la scarsa organizzazione. Ecco. Qual è se esiste secondo te, prima di andare poi nello specifico delle tue commedie che hai scritto, la differenza fra il poeta e il drammaturgo in dialetto? Ma io credo che non sia una questione, voglio dire, se parliamo dal punto di vista linguistico non c'è una gran differenza, è una questione di sensibilità, è probabile che qualcuno... Non è detto che si possa essere la stessa cosa, come si potrebbe, appunto, benissimo essere. È una questione di scelta. Tu hai scritto mai in versi? Sì, anche, ma normalmente sempre destinati a suscitare l'ilarità. Questa sarà una mia natura, probabilmente, tende a sdrammatizzare sempre e a cercare sempre il lato migliore delle cose, anche nei momenti difficili, ma questo poi certe volte è piuttosto teoria che pratica, perché si fa presto a parlare. Ma in generale, ecco, è una scelta, credo. Io ho scritto qualche poesia con i miei amici, con Oriano Costantini, che è il presidente della compagnia, col quale c'è un sodalizio che dura dai tempi del ginnasio. E noi ci troviamo molto in questo, anzi, ci confortiamo a vicenda. Anche lui scrive, è il presidente della compagnia, peraltro, e recita anche lui. Ma sono così, diciamo, un po' forme di esercizio. Noi molto spesso scrivevamo a lezione all'università delle cose, poi ce le passavamo e ridevamo, insomma, ecco, è un po'... Saremo poco seri, che ne so. Diciamo che no, questo per noi rappresentava questione... anche un modo di essere, un modo di osservare. Anche, ecco. Questione anche di carattere, c'è chi è più curioso, c'è chi più... Decisamente. E poi insomma, della cosa magari vede mille sfaccettature, c'è chi ne vede una soltanto. Decisamente. Comunque la sfaccettatura, pardon, che porta alla comicità, all'ironia o la stessa satira, insomma, diciamo che è un aspetto che più ha fatto presa in noi, ecco. Siamo questo termine. Una compagnia che vive, stavi dicendo, da tanto tempo e che ha avuto, come tante compagnie, ovviamente per mancanza forse di fondi o compagnia, alti, bassi, un anno recitiamo, un anno dopo magari non si può fare niente. No, non è stato il caso nostro. Noi abbiamo fatto un periodo, abbiamo fondato questa compagnia che si chiamava Fratrum Mervalium, addirittura un nome impegnativissimo, perché era il tempo del liceo e il primo componimento che si studia in letteratura latina si chiamava Carmen Fratrum Mervalium e partimmo da lì. Insomma, va bene, questo per dire che ci eravamo contaminati in questo modo. Dal 72 all'80 abbiamo recitato, lavorato, avevamo 17-18 anni, insomma, quando abbiamo iniziato, in maniera continuativa. Nell'80 per una serie di motivi ci siamo fermati. Quindi non sono stati economici? Sì, No, sono stati piuttosto contingenti, se vogliamo usare un aggettivo che può riassumerli. E abbiamo reiniziato nel 2008, insomma ci abbiamo pensato un bel po' prima di riiniziare, però ci siamo ritrovati anche con lo stesso spirito, dopo che erano passati tutti questi anni. Quindi questo un po' la dice lunga e forse anche fa capire un po', diciamo così, quello che ci tiene insieme a livello di trade union, per mettersi lì a fare prove, insomma stare lì la sera dopo cena, insomma, ecco, come tutte le cose, insomma, c'è anche un lavoro che alla fin fine viene fatto dopo la giornata lavorativa, quindi questo è così, come tutti gli hobby. Ecco. Certo, le rassegne, sto vedendo il dialetto delle armonie, le onde del dialetto, rassegne teatro dialettale. La più importante direi, insomma, quella che è partita prima, ecco, è stata Dialettiamoci, un'idea di... che abbiamo avuto per
cercare di spingere, di incentivare chi scrive in dialetto. Oggi, che dialetto è oggi? Non lo so, non lo so definire. Certamente non è quello del 70, del 65, del 50, ovviamente, no? È anche un più ibrido, se vogliamo. Però scrivere in dialetto era un po' il principio che animava e anima Dialettiamoci. Non sempre ci si riesce perché occorre trovare un autore, una Ma, non, compagnia, un tempo. ma poi i giovani di oggi, io ho avuto modo di parlare appunto con Gastone Petrucci della Macina, parlavamo di dialetto jesino nel caso specifico, dialetto jesino di oggi, mi hanno detto, di 10 anni, Ah, 20 anni sì. fa, io non pensavo che ci fossero No, ma queste. è una lingua viva, per forza muta. Per Forse muta anche forza perché poi ci muta. sono neologismi che Sì, prima non poi c'erano, poi detti in dialetto che fra l'altro in sono questo anche. periodo, insomma, sono esplose altre forme di comunicazione, insomma, hanno fatto Appunto, una rivoluzione. una rivoluzione enorme. Senti, tu hai scritto quindi diverse Sì, ma noi commedie. abbiamo iniziato nel 73 addirittura a scrivere degli sketch. Hai cominciato con degli sketch. Allora, qual è stato il Insieme sempre a primo. Oriano, che è il mio socio in affari, insomma. Che beh, vabbè, socio in affari. Qual è stato il primo successo per cui tu hai detto io da grande farò il comico con No, dialettale? noi abbiamo cominciato da piccoli a farli, però no, fu uno sketch che scrivemmo nel 72, credo, 73 forse, e che poi è il secondo atto della commedia attuale da un medico, e si chiamava Dal Dottore allora. E partimmo da lì perché così insomma ci cimentammo, mettemmo insieme delle battute che generalmente venivano fuori quando si stava insieme, insomma, ecco, è stata Guarda, una io, tu trascrizione. mi hai mandato da un medico, io ce l'ho, che io ti dico, io pensavo fosse molto più difficile. Eppure mi hanno detto miei amici, che sono anche tuoi amici, ma come fai a capire il trigliese? Il Ma trace è insomma, ecco. strettissimo, però Sì, ma non c'è questa grande difficoltà di comprensione, No. diciamo grafica sì. Grafica, Anche un cioè, po' di dovrebbe essere pronuncia, difficile anche scriverlo, però ecco, difficilissimo. sì, perché bisogna in qualche modo, non essendoci una grammatica, in qualche modo adesso si sta facendo, pare, bisogna mettere insieme dei nessi, bisogna produrre dei nessi che diano un suono. Quindi non bisogna Certo. guardare quando si legge quello che sta scritto, ma leggere quelle lettere in successione. Questo porta a un suono e il suono porta poi alla parola e quindi al significato. Tu hai Insomma, più o scritto, meno. cioè, beh, vabbè, ho capito, tu hai scritto dal 1973 una commedia che probabilmente fotografava anche, perché tanto non si può scrivere senza Decisamente, pensare a quello decisamente. che hai Fotografava un intorno. evento straordinario, non si poteva circolare Che con le si fa macchine senza naffeta? senza Scusate, io naffeta. chiedo scusa ai trigliesi. Ambientata in una famiglia di campagna che è quella che poi sempre porta avanti un po' queste fotografie, diciamo, no? Per tutto il tempo, ormai sono 5-6 di commedie. Lì c'era l'austerità, insomma, ecco. E l'austerità travasata in campagna significava non avere la nafta per il trattore. Quindi ecco, Ecco. è importante ridere e sorridere anche magari Sì, ma di quelle che sulle sono telematiche criticità e esistenti, tematiche, ecco. certo. Poi i promessi divorziati nel Questa venne fuori 75, perché. perché c'era il divorzio, era stato nel 74. Benissimo, infatti è stata scritta in quell'anno, partecipai a un comizio ed era il primo 12 grande, maggio del 74, ci vuole. perfettamente, il primo grande referendum dopo la Repubblica e la Monarchia, ma questo referendum toccava anche un po' la parte etica, la Chiesa si produsse molto in quel periodo per questo motivo. Andai a un comizio, insomma, alla fine tra sì e no non capii niente, nel Ah, senso che il sì significava no e viceversa, questo è sì. stato il motivo Infatti per cui. ricordo perfettamente quel Esatto, per periodo. cui nacque questa commedia ipotizzata come un seguito dei Promessi Sposi. Renzo e Lucia finalmente sposi e mo stavolta vogliono Eh sì, divorziare, sì. non ne E potevano più. beh, dopo 5 figli pure. Poi si è sposa Vincenzo Questa è Sterpa, chiedo iniziata scusa. nell'80 e terminata nel 2008, quindi è quella che ha Parto avuto la lungo, insomma. gestazione più lunga. È morto Luporo Rigo. Sì, e questa è un'altra commedia di costume, dobbiamo rappresentarla. Se Vincenzi è il matrimonio, il funerale in campagna, la veglia funebre. Questa è Marrà per Sant'Andò, cioè Fuori dalla famiglia Edipo, questa è un po' una una che non si sposa, riflessione sulla che preghiera. Due si. Ah sì. famiglie devote di Sant'Isidoro e Sant'Antonio, perché in campagna sono i santi ai quali ci si rivolge per gli animali e per le colture. Poi un ristorante. Questo è un atto unico, è sempre la solita famiglia che va ad assaggiare i cibi per il pranzo del figlio, insomma, ecco. Basta che voti, scritto del 2011, che pare, cioè che Che abbiamo adesso. anticipato a livello cronologico perché
nel 2014 ci saranno le E amministrative, la provincia adesso sono fuori perché non quindi so andrà in quali. scena quest'anno, entro Andrò in scena, l'anno. sì, alla fine dell'anno, inizio 2014, insomma, è quella che abbiamo iniziato da pochissimo a provare. Poi Fortunato caccia e Fortunato è un personaggio che ha carte. avuto Me lo fai, me fortuna lo dici te, nel tempo. me Fortunato caccia lo e detto carte bene. significa, perfetto, ma tu sei Tira fuori poliglotta, i soldi, Giovanni? no? No, va a fare le pubblicazioni di Ah matrimonio. beh, E questo esponi era le un po', pubblicazioni. significava, si dice insomma cacciare le carte, ecco. In chiesa, nell'ufficio del parroco, insomma. Ma avrà qualche disavventura, poverino, perché si incontrerà in una maestra un po', diciamo, passata d'età, molto integerrima, ma poi si scoprirà alla fine che probabilmente tutti quanti nei loro intonaci qualche crepa ce l'hanno, insomma. Qual è il pubblico che è più affezionato? Stranamente anche molto i giovani, dico stranamente perché pensavo che interessasse soltanto le persone di una certa età, ma le cavie io le ho fatte fare, tra virgolette, insomma, ai miei figli che hanno sempre sentito parlare di queste cose della prima volta, ma non di quest'altra le hanno viste, e pensavo fossero disinteressati a questa cosa. Invece no, ho trovato anche in loro un interesse, anzi quasi una curiosità maggiore della nostra. Queste sono. Le faccio soltanto vedere così, sono le commedie che Fabio ha portato, di cui Sì, abbiamo parlato. l'ultima alla costa con dei colori che si confondono un po', ma Eccolo la qua. politica è La compromesso. politica è compromessa, basta che voti. Senti una cosa, siamo in chiusura della nostra chiacchierata, il tempo c'è volato. Io non prepariamo mai niente con nessuno. Fabio è una delle persone, oltre che un amico, comunque può confermare. Che ne diresti di fare così all'impronta, se te la senti? Cantami o diva del Pelide Achille, l'ira funesta che infinita addusse lute gli Achei. Come si direbbe in treiano? In In treiese, treiese, Giovanni. ahi, è treiano perché adesso mi sono imbrogliato io ripercorrendo quei periodi. Questo è difficile però, perché vabbè, proviamo, dai. Cantami o diva, diva è dea, quindi dea nel dialetto non c'è la dea, c'è la Madonna e c'è Dio, non so a chi dobbiamo Come ti rivolgerci. pare? Madonnetta santa, pensaci un po' tu a farmi venire l'idea per raccontare del Madonnaccio d'Achille che si incazzò come una bestia con i greci. Ecco, questo è Fabio Macedoni che ci ha fatto subito Si poteva l'Iliade. fare meglio, Si poteva fare meglio, ma è stata l'impronta, la cosiddetta traduzione all'impronta. Esattamente, traduzione all'impronta. Grazie Fabio, Grazie a voi, grazie arrivederci, a Giovanni. presto. Detto fra noi, detto fra noi, detto fra noi. Detto fra noi, detto fra noi. Detto fra noi.